Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video unboxing. Ragazzi, oggi video in collaborazione con Elgato Gaming, ragazzi. Che cos'è Elgato? È un'azienda che produce game capture e anche altre cose per registrare sulle console che ci sono in commercio adesso. Ero già un loro cliente da un po' di tempo e fino adesso in 3 anni ho registrato con questo qua, ragazzi. L'Elgato Game Capture HD, che lo conoscerete tutti. Funziona ancora adesso, ho sempre fatto video e live con questo, mi sono trovato benissimo, ragazzi. Questo qua è quello per le old gen e anche per la Next. Ma oggi non andremo a parlare di questo prodotto, ma andremo a parlare del nuovo HD 60S. Ragazzi, me l'hanno appena spedito, mi è appena arrivato e da ora in poi farò praticamente video e live con questo qua, aumentando la qualità. Perché, ragazzi? Perché questo Elgato rispetto all'altro c'ha molte più cose del tipo. Può registrare in Full HD 60 fps e invece quell'altro era solamente 30 fps. USB 3.0, che secondo me è una cosa fantastica, è molto più veloce la trasmissione dei dati, eccetera, eccetera. E poi c'è l'Instant Game View, che cosa sarebbe? Non so se avete notato, ma con l'altro Elgato c'era un po' di ritardo, almeno 2-3 secondi di ritardo dalla PlayStation a computer. Invece con l'Instant Game View non avremo ritardo e avremo praticamente la schermata istantanea, addirittura potrei giocare sul computer col joystick senza vedere la PlayStation, ragazzi, ed è una cosa veramente ottima. Ragazzi, farò un unboxing adesso e la settimana prossima farò una video recensione, perché devo comunque testarlo per vedere come funziona, come mi troverò chiaramente, e dare ragazzi un giudizio finale. Chiaramente in descrizione vi lascio il link per sia comprarlo che per vedere tutte le sue statistiche, le sue funzioni sul sito chiaramente dell'Elgato. Quindi vi invito a passarci, non dovete per forza comprarlo perché costa anche un bel po', visto che è un prodotto di qualità ottimale, ma almeno andarci a vedere le sue potenzialità, ragazzi, perché è veramente fantastico. Allora, prima di aprirlo vi dico subito che è compatibile con PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One S e Nintendo Switch. Ma poi ho visto che si può anche collegare con l'iPhone, con i vari adattatori, eccetera, eccetera. E niente, ragazzi, direi di aprirlo immediatamente. Questa qua è la scatola, è fatta veramente, veramente bene. E nel retro abbiamo tutte le statistiche, tutte le informazioni e i requisiti, ragazzi. Perché questo ha dei requisiti che dovete rispettare perché serve un PC abbastanza buono. Perché comunque, cioè, Full HD 60 fps è abbastanza pesante. Cioè, ve lo dico molto sciallo. Allora, ragazzi, iniziamo ad aprirlo. Ecco, lo mettiamo proprio così, perfetto. E abbiamo questo fodero che si leva. E poi abbiamo questa confezione con il nuovo logo dell'Elgato, ragazzi. Perché l'Elgato sì, ha cambiato il logo. Allora, ragazzi, ve lo apro. Facciamo così, giusto per farvelo vedere. E praticamente abbiamo subito una piccola guida molto rapida. E abbiamo anche l'Elgato, che lo andremo, ragazzi, a prendere. Eccolo qua, ragazzi. È fatto veramente veramente bene. Che poi l'ho messo anche al contrario, perfetto. Ecco, ora vedrete meglio. È veramente piccolo, molto sottile rispetto a quello vecchio che ho di fronte a me, ce l'ho ancora attaccato. E la cosa bella, ragazzi, che qua, vedete questa linea che sta qua sopra, si illumina, ragazzi, appena lo accendiamo ed è fantastico. Poi, ragazzi, nel retro, ecco qua, abbiamo una superficie di gomma antiscivolo con, vabbè, il codice seriale, quelle cose lì, con il logo chiaramente dell'Elgato. Poi, ragazzi, qua cosa abbiamo? Una porta HDMI in, una porta HDMI out e l'USB 3.0 che abbiamo qua dentro. In più abbiamo anche l'adattatore per il microfono, se non mi sbaglio, devo ancora capire bene tutte le funzioni, ma possiamo attaccare direttamente un microfono all'Elgato. Infatti c'è il jack per il microfono, ragazzi. Dico subito la mia, è fatto meglio rispetto all'Elgato vecchio. Perché comunque l'Elgato vecchio era tutto plastificato. Invece questo qua, ragazzi, è tutto opaco. Cioè, è fatto veramente bene. È leggerissimo. Ha un design veramente fantastico. Ve lo faccio vedere anche da vicino, sperando che mi metta a fuoco la mia action cam. E niente, ragazzi, vi faccio anche vedere il contenuto della confezione. Ragazzi, dove stava l'Elgato prima? Ecco qua. Abbiamo, diciamo, questo piccolo, quest'altro manuale. Che è precisamente istruzioni della sicurezza sulla sicurezza importanti. Poi, ragazzi, lo vado ad aprire e vi faccio vedere cosa abbiamo all'interno. Abbiamo un cavetto USB 3.0, ragazzi, questo qua, e un cavetto HDMI di quelli nuovi, classico HDMI comunque, visto che l'Elgato ce lo dà.
insieme ed è una cosa veramente fantastica. Ragazzi, niente, questo era l'unboxing, vi ho fatto vedere praticamente tutto, vi faccio anche vedere l'interno della scatola, pure è vuota, qua abbiamo un disegno del Legato, niente di che. Vi ho fatto vedere praticamente tutti i contenuti. Niente ragazzi, io ve lo consiglio se dovete spendere un po' di soldi per aumentare la qualità della vostra attrezzatura per fare i video su YouTube o su Twitch anche. Questo è anche buonissimo per streamare ragazzi. Vi consiglio di comprare questo perché poi c'è anche l'HD60 normale e l'HD60 Pro che sarebbe quello che si mette nel computer da gaming. Ma questo qua ragazzi è il più potente che si vende adesso per console. Ve lo consiglio raga, passate in descrizione dal link almeno per vedere le caratteristiche, giusto aprite il link giusto per vedere le caratteristiche, niente di che, poi se volete comprarlo basta che dal link c'è scritto acquista eccetera eccetera. Niente ragazzi, per questo video è tutto, ora lo testerò, non vedo l'ora di provarlo, voglio vedere un po' come si vede, la settimana prossima farò praticamente una video recensione di questo Elgato, vi farò anche vedere dei test video eccetera eccetera dentro la recensione. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, vi invito a lasciare un bel like, a condividere questo video ai vostri amici, se i vostri amici vi chiedono magari mi consigli un game capture, condividete il mio video perché ho spiegato abbastanza bene cosa contiene la confezione ragazzi, all'inizio trovate tutte le indicazioni per quali console è compatibile. Per questo video è davvero tutto, noi ci becchiamo al prossimo video, bella ragazzi!